esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Spinta in alto delle braccia. Via! Esegui tutti i movimenti lentamente in modo da evitare problemi alle spalle. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Distensioni i manubri sopra la testa a martello. Via! Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Distensioni i manubri sopra la testa a martello. Tre, due, 1. Via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Alzate laterali a martello. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Stop! Prossimo esercizio. Alzate frontali a martello. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Fai attenzione a non piegare i polsi. Mantieni le mani in linea con gli avambracci. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Stop! Prossimo.
prossimo esercizio, alzate alternate. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle alzate laterali. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso avanti a te. Non muovere il busto, tieni l'addome ben contratto per controllare l'oscillazione della schiena. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop. Prossimo esercizio. Alzate i laterali più distensioni sopra la testa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Tieni i gomiti e le mani all'altezza delle spalle quando porti le braccia su. Non sollevare le spalle quando porti le braccia su. Tienile sempre basse e rilassate. Non piegare il collo. Per aiutarti, porta il mento indietro. Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Alzate laterali più distensioni i tricipiti. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua delle distensioni dei tricipiti semplici.
Non piegare le braccia durante le alzate laterali, tienile sempre ben distese. Non piegare la testa, fai attenzione a mantenerla in linea con la schiena. Non muovere i gomiti quando pieghi le braccia, è importante che rimangano immobili. Non inarcare la schiena, per riuscirci tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle durante le alzate, tienile basse e rilassate. Per riuscirci, porta dietro il mento. Stop. Prossimo esercizio. Estensioni tricipiti più trazioni con manubri. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non distendere le gambe, devono essere sempre leggermente flesse. Durante la distensione non muovere i gomiti, tienili fermi sempre adiacenti al busto. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. In alternativa ai pesetti, puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop. Prossimo esercizio. Alzate posteriori ad un braccio. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena.
Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Durante la salita muovi esclusivamente il braccio, spalla e scapola rimangono ferme. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Distensioni manubri in piedi. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua l'esercizio con pesi più bassi. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Fai attenzione a non piegare i polsi, mantieni le mani in linea con gli avambracci. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri. Stop! Prossimo esercizio. Curl a martello. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, usa pesi più leggeri o eliminali del tutto. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Non piegare i polsi durante il movimento, tieni le mani in linea con gli avambracci. Esegui l'esercizio lentamente nella fase di discesa per aumentare l'efficacia. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non distendere completamente le braccia per non causare problemi alle articolazioni. Stop! Prossimo esercizio. Curl concentrato. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua dei curl semplici. Non oscillare con la schiena, per aiutarti tieni l'addome ben contratto. Non sollevare le spalle, mantienile sempre basse e rilassate per concentrare lo sforzo nei bicipiti. Esegui l'esercizio lentamente nella fase di discesa per aumentare l'efficacia dell'esercizio. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, tienila sempre in linea con la schiena. Per riuscirci, guarda un punto fisso. Fai attenzione a non distendere completamente le braccia per non causare problemi alle articolazioni. In alternativa ai pesetti puoi usare delle bottiglie d'acqua o dei libri.
3, 2, 1, via! Prossimo esercizio, stretching deltoidi. 3, 2, 1, via! Non forzare il movimento, fermati quando la spalla ha raggiunto la sua massima tensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare il busto, le spalle sono sempre rivolte in avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno. Stop! Prossimo esercizio, stretching avambracci e bicipiti. 3, 2, 1, via! Le mani sono all'altezza delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching tricipiti. 3, 2, 1, via! Non esagerare con la spinta, fermati se senti dolore. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non inarcare la schiena quando porti dietro il braccio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e dorsali. 3, 2, 1, via! Non forzare la spinta verso l'alto, fermati quando le spalle sono al limite. 5, non inarcare schiena e collo, guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1,